che nel momento in cui voi 40, fate questo, il conteggio, il 40 è 4, sì, il 45 è 5 e il 50 è 6. Perfetto, quindi sono... qualunque differenza con partenza 40, sì, sarà, sarà una croce di 4 punti. Qualunque differenza con partenza 45 sarà una croce di 5 punti e 6. Anche qui 60, 70, 80, sempre 6. Sempre 6, e quindi i numeri fissi sono solamente 3, come abbiamo appena detto. Dopodiché, quando voi fate la sottrazione per trovare l'uscita, ricordatevi che dovete aggiungere per guardare la diagonale, quindi meno 5 per quanto riguarda l'uscita, e per guardare la diagonale dovete ricordarvi di aggiungere il numero fisso. Quindi vale a dire che se in questo caso il 35 io lo ottenevo dal 40, dovrò aggiungere a questo 35 4 punti. Se fa un dal 45 esempio. 5. Possiamo fare un altro esempio per farvi capire. Guarda, l'esempio allora, questo me lo guardi te, io ti dico la linea e lo guardi. Perfetto. Io... Questa volta proviamo a rovesciarla. Va bene. Allora, io mi imposto a occhio. Sì. Mi imposto a occhio in questo caso. Ci siamo, l'ho messa uguale, posso spostare? Sì, sì. No, era uguale. Allora, a occhio io tirerei un 32, quindi 32. 42 meno 32 fa 10, invece del 10 te guarderai il 5. Il 5. Poi, invece che il 32, siccome 42 è più vicino al 40 e la croce è di 4, guarderai il 36, quindi guardi il 36, dal 36 con il 5. Il 5. Allora, in questo caso, da com'è, tu passeresti qui. Cioè la prenderei di sopra. Sopra, fine sopra. Quindi in sei... questo caso io, ora te l'ho fatto guardare a te, ma certo, lo guarderei sì, io. Però fidati di me che ho un buon occhio. Quindi basta che mi sposti una mezza palla sotto. Sì. Quindi invece che nel 32 andrò in un... Ora il dito tuo non serve più. Invece certo, nel 32 andrò in un 33 o 34. 33, 34 mi dovrei assicurare che la rovescia. Vado? Vai. Sempre si è detto effetto qui e la steccata morbida. Perfetto, è rovesciata la palla. Lasciala andare, ti faccio vedere. Perfetto. Questa è la palla rovesciata, come puoi vedere la forza di portare sempre l'avversario in fondo. Perfetto. Anche in questo caso ho ottenuto il massimo, cioè tirare di una sponda e non soltanto prenderla, ma due su due, ottenere la copertura. Guarda che è tanto, chi sa giocare sa che è tanto. C'è il campione che sta dicendo lì davanti, sì, effettivamente è tanto. E sono convinto, la forza è importante, la forza, dobbiamo dirlo, è determinante. E non solo in questo tiro, ma in tanti tiri. Vieni qui vicino a me allora, Michele, perché abbiamo... Ecco, qui è caduto, non si è fatto male nessuno, siamo rigorosamente in diretta e per ora li abbiamo ancora tutti vivi qui. Allora, io penso che abbiano capito gli amici, penso che abbiano capito a casa, sì. Ed è una cosa importante, penso di aver fatto la felicità di molti questa sera. Dai, ora ci vogliono tante prove perché io ho avuto poco tempo, poi questa sarebbe una cosa da approfondire. Comunque, ora io volevo, questo siccome sempre il discorso del tempo, volevo dare una cosa veloce su, sempre sullo sponda palla, famoso sponda palla. Allora, sai cosa facciamo? Lo facciamo subito dopo. Perché prima chiediamo alla regia gentilmente di mandarci questo controllo, perché giustamente senza la Nord Italia questa bella trasmissione non sarebbe nata. E devo dire la verità, tutti coloro che incontriamo ci dicono mancava proprio, era tanti anni che non si vedeva più il biliardo in televisione, di questa cosa siamo molto contenti. Bene, anche noi siamo contenti e cogliamo l'occasione tutte le volte di ringraziare la Nord Italia per questa opportunità. Allora ci risentiamo subito dopo. Eccoci di nuovo insieme. Allora, dopo questo contributo io direi una cosa, parliamo invece, abbiamo fatto sicuramente la felicità di molti giocatori spiegando questo conteggio per quanto riguarda colpire una palla di sponda, di una sponda al volo, adesso sempre invece parliamo sponda, di una cosa importante. Sempre di una sponda, ci sono due tiri importanti che si chiamano noi fiorentine, ma comunque sarebbe lo sponda palla con la biglia vicina alla sponda, dove allora diventa quasi un tiro di attacco e difesa, perché bisogna fare punti e bisogna rimanere bene. E c'è la possibilità di fare questo. Vediamo un po'. Allora, l'esempio per far capire, insomma, può essere o la biglia qui, no? Sì. O la biglia qui. Vediamo un po'. Queste sono. Perfetto. Ci vuole, se mi inquadri un attimo dall'alto, perché questa vi con i pallini è lo sponda palla, si parte sempre di fondo qua, no? Questa è lo sponda palla dalla lunga e l'altro è lo sponda palla dalla corta. Le biglie possono essere più vicine o più staccate. Comunque sia, non esiste un metodo che sia un conteggio, perché
il biliardo, tutti i biliardi in questo tiro rispondono in maniera diversa. Il biliardo nuovo, il biliardo battuto, uno entra, uno scivola, uno entra di più, l'effetto che si dà è determinante, la forza che si dà è determinante. Quindi, visto che un metodo non esiste, perché certo, se la palla stacca poco bisogna entrare, facciamo la felicità per coloro che non amano la matematica, certo, insomma, qui bisogna c'è insegnare delle regole importanti che secondo me sono dei piccoli segreti che nessuno ha mai detto. I giocatori bravi l'hanno sempre saputo ma non hanno mai detto. Dunque, in uno sponda palla la componente forza tende a chiudere sempre lo sponda palla. Quindi se noi sentiamo sponda palla sia dalla parte della lunga sia dalla parte della corta, la componente forza chiude, nel senso che se io ho la stessa battuta, all'aumentare della forza non è che chiude un metro, è pochino, certo, però aumenti l'impatto, aumenti, comunque è una componente che tende a chiudere. Certo. Quindi se io ho uno sponda palla, un'altra componente che tende a chiudere è la rotazione in testa della biglia. Quindi se io vado in testa, sia su una sponda palla dalla lunga, sia su un, io chiamo bouchon, non si chiama bouchon, dalla corta, se io vado in testa, tende a chiudere. Se io vado in pancia o sotto, tende ad allargare. Un'altra componente è la steccata. Se io stecco con una steccata secca, tende a chiudere. Se io stecco con una steccata morbida, tende ad allargare. Con questi tre concetti, se io ho uno sponda biglia che lo devo allargare più che si può, devo dare effetto, che è sempre dalla parte della sponda. Certo. E devo ammorbidire con le componenti più possibili a favore del fatto che mi debba allargare, quindi la forza più lenta, la steccata più morbida e non più in bassa, testa. Più bassa. Se io lo voglio chiudere, quindi ho uno sponda palla che capitano, c'è un pochino più alzato qui. Sì. E io sono qui, lo devo chiudere, si dice in gergo a intestare, devo andare in testa con chiaramente sempre l'effetto a destra, anche se è allargare, certo, ma l'effetto a destra ci vuole perché mi permette alla mia biglia, che trova la sponda lunga dopo aver preso l'altra biglia, di non girare, di non rinquartare, quindi sempre l'effetto a destra, quindi leggermente più forte, non una botta, leggermente più forte, in testa, sempre con l'effetto a destra, ho tutte le componenti per chiudere il mio sponda palla. Certo. Questi sono dei concetti che servono al giocatore di biliardo, che poi li dovrà mettere in pratica, perché la stessa battuta che il conto ti dice di picchiare nel 12, poi se batti basso, se batti alto, se tiri forte, visto che ci sono queste componenti, non serve un conteggio, serve conoscere queste, ecco, cose. Sicuramente molti a casa adesso diranno, ecco per il motivo per il quale io in certi tiri penso di aver tirato bene, quindi di fare la biglia, poi mi vedo la mia che la allarga troppo, oppure pensavo di entrare e non sono entrato. Ti faccio subito, guarda, un esempio. Quando uno sponda palla è difficile, che la biglia stacca pochino, come sì, questo, come no? Questo. Eccolo. Che è difficile, c'è il rischio di fare... Sì, praticamente passa malapena un gessetto. Sì, che c'è il rischio di... C'è tanti che studiano, fanno, brigano... No, il segreto di questo sponda palla qui è tirare piano. Perché se è detto che la forza... Io ho bisogno di allargarlo, mezzi colpi, prova... Certo. Se io do l'effetto a destra, giusto, e vado con una forza lenta, questa, guarda, entra da sola la biglia. Allora, effetto a destra. Chiaramente devo andare là, ma insomma, effetto a destra. L'importante è questo, guarda, questo. Allora, io ora non ho tirato piano, quindi sono entrato bene, sono entrato preciso e mi si è chiusa. Cioè, perché ho non fatto hai dato l'errore della componente. Perché prova non hai... di mettermela. Ecco, prova di me... Perché non hai no, dato. No, mettila più difficile. Cioè, ecco, difficile. Che sia così. Un gessetto. Io avevo detto che avevo tirato piano e invece mi è venuto quell'altro. Tiro, esatto. Sarà che la televisione, la diretta. Ora riprovo. Quindi effetto ad allargare ma più piano. Eccolo, guarda. Hai visto il tiro perfetto? Perché 8, grazie. Cioè è importantissima la forza, perché se quindi la stessa, ecco, la stessa palla nella stessa posizione, avete visto, con due forze differenti, una ha stretto e l'altra è entrata sempre in giro ad allargare. L'ultima cosa è quella nello sponda palla, quando è che si va a dare il giro a destra e quando è però, che si